Allora, rieccoci per Advisor Update, l'approfondimento del pomeriggio, il secondo approfondimento del pomeriggio, dopo aver raccontato un po' quali possono essere i nuovi equilibri geopolitici con Stati Uniti, Russia, Unione Europea, Regno Unito, Cina, insomma, i paesi coinvolti sono sostanzialmente questi, quelli più importanti. Andiamo a vedere che cosa succede adesso in Italia a livello politico, perché questo è l'apertura di ansa.it. Leadership Conte in bilico, ore decisive. Si parla del Movimento 5 Stelle, ha parlato anche Casaleggio. Tra Grillo e Conte due visioni diverse. Ieri c'era stato un incontro tra il fondatore, quindi Beppe Grillo, e i parlamentari, più il colloquio telefonico con l'ex premier. Quindi i due non si sono incontrati. Segnale ulteriore che un po' di differenza di diciamo così, vedute c'è effettivamente, e anche la stampa titola: Movimento 5 Stelle, Conte verso l'addio, non parteciperà al webinar con Di Maio e Castelli. E poi Corriere, Grillo attacca, Conte tentato dall'addio, appello di Di Maio, mai come ora, serve unità. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, Renato Mannheimer, sondaggista, che ringraziamo per la disponibilità. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio, grazie. Allora, con lei cerchiamo di capire più che i veri motivi, insomma, di questa spaccatura, poi senz'altro possiamo arrivarci. Sarebbe interessante capire un po' l'elettorato del Movimento 5 Stelle, come la pensa, se tra queste due figure si è già magari posto la domanda: con chi sto? Chi dei due, insomma, merita di più il mio appoggio? E insomma, magari anche cercare di capirne i motivi. Detto questo, è un elettorato, quello del Movimento 5 Stelle, che sicuramente è in difficoltà, quantomeno rispetto ai Fratelli d'Italia, a Lega e anche al Partito Democratico. È tornato a essere la quarta, diciamo il quarto partito in Italia, se sempre di partito possiamo parlarne, dato che si è sempre detto un po', diciamo, refrattario a considerarsi tale, ma oggi lo è in tutto e per tutto. Professore. Ma partito è sempre più in difficoltà il partito dei 5 Stelle. I sondaggi lo danno attorno al 15%, ma io stesso vi dico, non è detto che bisogna crederci, io credo che sia ancora meno. Quello che è certo è che negli ultimi mesi ha subito una forte diminuzione. I 5 Stelle sono in crisi perché non c'è più il movimento di un tempo, tanti sono delusi, tanti volevano i valori di un tempo. I 5 Stelle è diventato un partito di governo che non soddisfa più tutto l'elettorato. Forse è questo che vuole Grillo, rivitalizzare il partito per riprendere voti. Quello che è certo è che ci sono sempre più voti in libertà, vogliosi di una forza di protesta come erano i 5 Stelle una volta e come non lo sono più. Quindi si capisce il conflitto tra i due, mentre Conte probabilmente aveva voglia di costruire assieme a Di Maio una forza di governo. Conte ha più un'anima di governo, di centro-sinistra, se volete, ma di governo. Il conflitto tra i due si spiega così, e probabilmente questo è il preludio a una ulteriore diminuzione di voti per quello che è stato il Movimento 5 Stelle. Si aspettava, professore? Io immagino di no, credo che non se lo potesse aspettare nessuno. Ricordando quando, insomma, il governo giallo-verde nominò in qualche modo, ovviamente, insomma, c'è dietro, c'era comunque anche la lettura e la leadership, insomma, di Mattarella da questo fronte, ma quando quello sconosciuto Giuseppe Conte fu nominato premier per la prima volta, quindi con Salvini e Di Maio a sostenerlo, e nelle prime uscite, quantomeno nei primi mesi, tutti a scrivere, tutti a dire: ci mettiamo dentro anche noi, per carità, che sembrava un po' un burattino, no, nelle mani di queste due figure. Entrambi erano vice premier, e che adesso sembra quasi, insomma, stia emergendo, ha già preso le distanze da Salvini, le sta prendendo anche da Di Maio, nel senso dal Movimento 5 Stelle, e quindi anche da Di Maio, e insomma è un'altra figura. Io credo, professore, mi correggerà se sbaglio, che dopo Draghi e dopo
dopo Meloni, c'è Conte come figura che agli italiani in qualche modo possono individuare come figura positiva, insomma, nella politica italiana. D'altra parte se n'è uscito, diciamo, ha dato le dimissioni dopo il governo Conte 2, non diciamo da sconfitto, mi permetto di usare questa espressione, professore. Ma Conte ha, lo confermo, una grandissima popolarità. Fino a poche settimane fa era addirittura davanti alla Meloni, ma poi la Meloni l'ha sorpassato. Resta il fatto che è popolarissimo. Lui è stato nel suo governo abilissimo, da pezzetto che non si capiva cosa contasse, è riuscito attraverso la sua grande capacità di mediazione e anche di comunicazione, perché si è molto, è stato molto criticato, però attraverso quella comunicazione condotta da Casalino è riuscito a costruirsi una fiducia popolare molto grande. Il problema è, sono due i problemi. Primo, questa grande popolarità di adesso andrebbe conservata fino alle elezioni, e le elezioni, come tutti prevedono, non saranno prima di 2 anni. È difficile, senza essere al governo, conservare tutta questa popolarità, e questo è il grande problema di Conte. Per questo forse aveva accettato di provare a ridirigere i 5 Stelle. Il secondo problema è che si tratta di dare contenuti a questa probabilità, e sui contenuti andiamo in difficoltà, perché i 5 Stelle di governo, come sono adesso, hanno ceduto su molti contenuti di un tempo, sono diventati governisti, e questo ha deluso molto la popolazione. C'è una diminuzione di voti dei 5 Stelle e anche un po' della popolarità di Conte, che però rimane altissima, molto più alta, per dire, di quello che vediamo adesso sullo schermo di Grillo, molto più alta di tutti gli altri. È una contraddizione molto forte ed è una situazione molto molto difficile per Conte e per tutto il 5 Stelle. Eh beh, insomma, quindi l'elettorato del 5 Stelle da una parte vorrebbe tornare a quella impronta, insomma, ispirato dai famosi baffa che Grillo lanciava in tempi non sospetti e poi addomesticati in un movimento, prima, insomma, attraverso appunto Di Maio, Di Battista, lo stesso Grillo, poi, insomma, quando si è scesi ufficialmente in politica, e poi istituzionalizzati appunto da Giuseppe Conte. Dall'altro c'è però, insomma, ma la figura che è quella di Conte stesso, che invece è la figura più lontana possibile, no? Da quell'anima del baffa, insomma, era riuscito a farsi apprezzare per, diciamo, idee, per comunicazione, per diciamo così. Io credo che vaffa Conte non l'ha mai detto in vita sua, neanche alle elementari. Ha un carattere così, da avvocato, da mediatore, da persona sempre ben vestita, che non credo che l'abbia mai neanche pensato. Ecco, è l'esatto contrario dei 5 Stelle tradizionali. Però la sua poteva essere una proposta che poteva risollevare i 5 Stelle dalla situazione di degrado attuale, perché poteva essere un'altra cosa, collocata nel centro-sinistra, con un'ambizione di governo, insomma, aveva un suo perché. Certo che gli elettori tradizionali di 5 Stelle sono delusi, ma sono delusi dallo stesso Grillo, cioè hanno ritenuto di essere traditi da Di Maio, da tutti questi che hanno preso così sul serio gli incarichi di governo e non hanno aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno, come dicevano una volta. Su Repubblica si scrive: scontro nel Movimento 5 Stelle, Conte prepara l'addio dopo lo schiaffo di Grillo, situazione irrecuperabile, Di Maio cerca di mediare, ore decisive per il futuro del Movimento, firma Annalisa Cuzzocrea, per l'ex Premier non ci sarebbero soluzioni alternative dopo lo show del fondatore davanti ai parlamentari pentastellati. Le loro strade potrebbero separarsi già oggi, questo ci racconta Repubblica. E allora io, professore, torno da lei, perché questo è un tweet di un giornalista di Rai News 24, Paolo Maggioni, che scrive: è fantapolitica, probabilmente non ha grande senso tattico, ma un Conte lontano dal Movimento 5 Stelle potrebbe dire la sua in una nuova cosa, in una nuova realtà, diciamo, una nuova idea, progetto di centrosinistra, paradossalmente più vicina al PD
che non ad altri soggetti politici? Io qui l'ho letta come se fosse un punto di domanda, il punto di domanda come se ci fosse alla fine un punto di domanda, il punto di domanda alla fine non c'è, quindi forse è più una sua considerazione effettiva. Però con lei cosa ne pensa? Un po' ha già accennato al movimento di centrosinistra che può essere vicino a Conte, insomma è d'accordo, è fantapolitica, non lo è più di tanto, che dice? Io penso che Conte ci stia pensando, ma che sia un po' fantapolitica. Non tanto il fatto che lui fondi un suo movimento, lui può provare a fondarlo, ci hanno provato altri prima di lui, è che fare un partito oggi, trasformare il consenso che ha in voti, è molto complicato, e credo, spero che Conte lo sappia, perché tu devi avere un programma preciso, devi avere degli ideali, delle cose, è molto complicato e sicuramente avrebbe poco successo. Ecco, io non credo che un partito di Conte possa superare il 5%, ma il 10 è fantapolitica, il 10%, posso superare il 5%, non ho sondaggi su questo, è una mia opinione che vi trasmetto. Certo. Credo che non sia fantapolitica, nel senso che lui potrebbe pensarla approfittando della popolarità che ha adesso, ma che andrebbe incontro a un insuccesso. Non avrebbe popolarità nell'elettorato o non avrebbe popolarità nell'elettorato e all'interno, diciamo, degli altri partiti che compongono un po' il centro-sinistra? Immagino tutti e due. I partiti del centro-sinistra, pur di raccogliere voti, si alleano con Conte e con chiunque, okay, perché il centro-sinistra è in questo momento in difficoltà. Ricordiamoci che, stando ai sondaggi, il centrodestra adesso è avanti nel paese, quindi il centrosinistra con alleanze deve recuperare, e sicuramente il centrosinistra, gli altri partiti vedrebbero nei voti che Conte potrebbe raccogliere autonomamente comunque una risorsa. Il punto è che è l'elettorato a essere deluso, cioè è l'elettorato a non votare più per Conte malgrado la sua popolarità. Non credo, ripeto, che una sua forza politica potrebbe avere un grande successo. Meglio o peggio, per chiudere, di Italia Viva? Cioè, ipotizziamo che Conte si mette per conto suo e apre un suo partito, abbiamo visto anche come Monti ci abbia provato e si è andata male con Scelta Civica, Renzi la stessa cosa, evidentemente è una cosa che non funziona quando gli ex premier si mettono per conto loro. Conte rispetto a Monti e Renzi riceverebbe di più o di meno secondo lei? Non lo so, naturalmente Conte parte da un livello di popolarità maggiore di quello che aveva per esempio Renzi, quindi, come dire, peggio di Italia Viva è complicato. Con tutta la stima per Renzi è difficile, c'è forse un po' meglio, ma non così tanto da dargli il rilievo che lui vorrebbe. Professore, grazie per la disponibilità, buon fine settimana, arrivederci. Grazie.